Ragazzi, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutte le mie nuove iscritte, sono contentissima, stiamo crescendo tantissimo, vi ringrazio veramente, veramente di cuore. Oggi sono ancora in ferie, quindi sono una settimana di ferie e ho un po' di video appunto da girare, quindi ne approfitto. Siccome ieri sono stata in due o tre negozi, ho deciso appunto di girare subito il video, di modo che possa già utilizzare le cose che ho acquistato, così non rimangono i sacchetti giorni per terra prima di girarli. Appunto, visto che ho un bel po' di tempo libero a disposizione, ho deciso di girarne un pochino. Allora, video di oggi sarà un video haul dedicato appunto a Lilla Pois, a Tiger e a Casanova, quindi c'è un mix di cose. Sinceramente non volevo fare più video e quindi ho deciso di mettere tutto insieme. Allora, partiamo subito. Sono stata nel primo negozio in cui sono stata è Casanova, ecco qua in centro. Sono stata da Casanova in centro e ho visto due tovaglie che mi piacevano tantissimo e quindi le ho prese. Allora, la prima tovaglia che tiro fuori è questa qui in plastica. È una tovaglia per 6 persone. In realtà a me serviva più piccola, perché con questa fantasia con le ananas, quindi molto molto estiva, ho deciso di utilizzare questa tovaglia fuori dal mio terrazzo. Sul mio poggiolo ho un tavolino con due sedie, quindi adesso che viene la bella stagione, solitamente facciamo colazione fuori quando comunque c'è un pochino più caldo, non in primavera, perché la mattina vi assicuro che in quell'angolo dove sono io c'è un freddo assurdo e c'è un vento veramente veramente pazzesco, quindi questa la utilizzerò un pochino più in là. Ma l'ho voluta prendere appunto perché ricordava questa fantasia esotica estiva. E l'ho pagata, anziché 6,90€, 4,90€ con 28% di sconto. Vabbè, ma lì lo sapete da Casanova come fanno gli sconti, nel senso che costano già poco. E vabbè, e questa è una tovaglia 120x160 plastificata, mi piaceva tantissimo, l'ho voluta prendere. Altra tovaglia che ho preso, e questa qui è veramente veramente fantastica, questa l'ho presa invece per l'interno, quindi per la cucina. Questa tovaglia qua, la fantasia, mi piaceva da matti tutti questi cactus. Sapete che io amo i cactus, mi ricorda molto anche questo la primavera estate, quindi ho deciso di prenderla. Questa qui è un 140x240, anziché 18,90 l'ho pagata 13,90€. L'adoro, è fantastica, di un bel tessuto di cotone spesso e mi piace proprio questa fantasia, l'adoro, e quindi ho deciso appunto di prenderla. Poi sono stata da Tiger. Sapete che da Tiger ultimamente, Tiger ultimamente ha lanciato un'applicazione che potete trovare sul Play Store, quindi da scaricare. È un accumulo praticamente di punti e poi vi daranno diritto a degli sconti, cioè bisogna sempre passare di livello, quindi è molto carina e interessante l'applicazione. Scusate. Quindi, siccome io sono passata di livello, avevo appunto un coupon da poter utilizzare in negozio, e il coupon era acquista due, cioè potevo avere due prodotti da 1€ gratuitamente. Quindi ho preso un po' di cose, sono arrivata a 10€ di spesa, di modo che poi potessi caricare lo scontrino sull'applicazione per accumulare dei punti. Quindi vabbè, dentro ho un affare di Pandora, sono andata a vedere la nuova collezione di Pandora e quindi ho un giornalino. Allora, le cose che praticamente ho preso a 1€ e le ho prese, me le hanno regalate appunto, Tiger me le ha regalate perché ho preso queste due cose a 1€, sono questi due contenitori qui. Sono due contenitori in plastica colorata,
sono nuovi, sono la novità appunto adesso, perché li stavano appena mettendo, non c'erano ancora prezzi, quindi ho dovuto chiedere alla ragazza quanto costassero appunto, ma io l'avevo già visto sul sito. Ci sono piccoli così oppure più grandi, questi li ho pagati, vabbè, zero, però costano un euro l'uno. Li ho presi di queste due tonalità qui molto estive, non so ancora dove li utilizzerò, ma sono sicura che da qualche parte questi affari qui li infilerò. Volevo utilizzarli sempre per la mia postazione della cartoleria, quindi dove organizzo le agende eccetera, oppure addirittura nel carrellino quello verde che vi avevo mostrato in un video, sempre che appunto riguarda la cancelleria, quindi due di questi contenitori qui. Amo i contenitori, lo sapete. Poi ho preso questi cosini qui, ecco qua, da mettere nelle piante. In realtà questi servirebbero più per dividere le etichette appunto per le piante aromatiche, magari per sapere che c'è il basilico piuttosto che il timo, piuttosto che non so. Ma io le ho prese perché le infilerò comunque nelle piante e scriverò appunto che cos'è la pianta. Mi sembrava carino, è una cavolata veramente di quelle che non potevo, cioè veramente potevo anche lasciare lì, ma siccome mi piacevano così tanto, poi magari le utilizzerò per altro. Però comunque l'idea è quella, sono 6 pezzi, anche queste le ho pagate 1 euro. Poi ho preso un paio di forbici, e queste qui sono rosa, c'erano di tanti altri colori. Abbiamo, queste le ho prese da tenere in cucina. In realtà queste forbici qui le ho prese rosa, nonostante ci fossero anche azzurre, eccetera. Le terrò in cucina, e noi in cucina abbiamo tutto azzurro, abbiamo veramente tutti gli accessori della cucina azzurri. Poi semmai comunque vi farò un video a parte sulla cucina e come ho organizzato tutta la cucina in generale, e perché secondo me quello lì è un video molto interessante, cioè sono video che io vado sempre a ricercare perché mi piace comunque vedere come le persone organizzano per poter prendermi degli spunti per organizzarmi la mia. Quindi ho tutto azzurro eccetera, però le forbici fucsia erano talmente belle e quindi ho voluto prendere questo colore qui, e le ho pagate 3 euro. Poi altra cosa che ho preso, nonostante io sia in dieta, ho preso questo pacchetto qui di marshmallow, e questi qui hanno tutti gli unicorni, c'è l'unicorno, ci sono tutti gli arcobaleni e i marshmallow, vedete, sono tutti colorati. In realtà questi io li tengo sempre in un contenitore di vetro che ho in sala, e magari quando vengono amici eccetera vanno sempre a pescare le caramelle nei miei barattoli, e quindi ho voluto appunto prendere i marshmallow per andare a inserirli là dentro, visto che comunque li avevo terminati, e quindi ho preso questo pacchetto qua che costava 3 euro mi pare anche questo. Poi ho preso questo contenitore qui, che è fatto così con tutti gli arcobaleni, anche questo l'ho pagato 3 euro mi pare, 3 euro sì. Praticamente si apre una bustina che ha lo strappo, sì, la chiusura con lo strappo diciamo, e l'interno è fatto così, quindi all'interno troviamo tutti gli sticky notes fatti con gli arcobaleni, il sole, la pioggia, fantastico, veramente veramente una cosa deliziosa, li siccome adoro. Sull'applicazione appunto, come vi dicevo prima, potete caricare gli scontrini da 10 euro, 20 euro e 30 euro, era arrivato a 9 euro in cassa, non ci ho neanche pensato effettivamente per lo scontrino. E gli ho detto no, guarda, aspetta un secondino, perché se sono a 9 euro prendo un'altra cosa da 1 euro. Ah, non sapevo, c'era una coda infinita in cassa, quindi le prime cose che ho trovato, ho preso questi due biscotti qui, che venivano praticamente due biscotti 1 euro,
ho preso questi due biscotti qui, che magari li mangerà il mio fidanzato, uno al cioccolato fondente, l'altro normale, classico. Li avevo già assaggiati io in realtà da loro, sono veramente molto buoni, quindi uno cioccolato fondente e l'altro cioccolato al latte, e sono due biscotti appunto, l'uno veniva a 50, quindi due pezzi a 1 euro, quindi appunto per poter arrivare ai 10 euro, per poter caricare appunto lo scontrino sull'applicazione, ho deciso di prendere questo. E passiamo alle cose che ho preso da Lillapois. Mi avete scritto in un video, in tantissime, o comunque anche in privato, di farvi vedere magari i prodotti che acquisto di Essence, piuttosto che ne acquisto sempre tantissimi. Ultimamente, devo essere sincera, un po' meno. Ho aspettato la collezione che arrivasse, quella dei pennelli, quella con i pennelli tutti con le donnine, eccetera, e non la trovavo da nessuna parte. Poi, finché ieri non sono andata appunto da Lillapois, e l'ho trovati. Allora, il sacchetto è questo, sono quelli riutilizzabili in plastica. Allora, ho preso intanto una pochette, perché non ne ho anche di questo, come i pigiami, come le calze, non ho mai niente a casa, quindi appena ho visto questa ho voluto prenderla, fantastica, l'adoro, mi piace tantissimo. Da un lato all'altro sono differenti, guardate questo fantastico, che si tengono per mano, li adoro, quindi ho voluto, mi sono di nuovo qua, ho voluto prendere questa pochettina qui, l'ho pagata 49, è carinissima, righine, bellissima, veramente veramente molto carina, la terrò sicuramente in borsa, la metterò. Poi ho preso questi stickers per unghie, sempre di Essence, ecco qua, sono tutti con gli unicorni, il sole, le labbra, i cactus, tante cosine, sono veramente molto molto carini, quindi li utilizzerò appunto quando faccio, mi faccio le unghie o per me o per mia sorella. Poi ho preso questo mascara qui, sono molto curiosa di provarlo, utilizzavo sempre tantissimi mascara di Essence prima, poi non li ho più utilizzati, ma perché poi lavorando in profumeria tra una cosa e l'altra ho sempre iniziato a comprare mascara un pochino più costosi, però io con quelli di Essence mi ci sono sempre trovata super bene. E ho voluto prendere questo, che in realtà non avevo mai ancora provato, di quelli con il tappo un pochino più particolare. Questo qui si chiama Volume Stylist 18 ore Curl and Hold Mascara with Micro Styling Waxes. Quindi comunque questi ha, all'interno ha della cera e magari effettivamente tiene molto bene. Quindi anche questo non vedo l'ora di provarlo, non voglio aprirlo adesso perché ho ancora il mascara di Lancôme da finire e non voglio aprirne un altro sinceramente, perché sono sicura che se io lo apro poi mi dà problemi poi dopo. Ed è questo qui appunto, quello rosa, rose gold, fantastico. Quindi questo qui l'ho pagato, allora i decori per le unghie l'ho pagato 1,69 euro. Il mascara, aspettate, il mascara l'ho pagato 3,79 euro. Poi ho voluto provare questo 2 in 1 Camouflage Makeup and Concealer nella colorazione 20 Nude Beige, che è questo qui. Ho provato il tester in negozio e devo essere sincera, copre abbastanza bene. Ero curiosa appunto di provare uno dei fondotinta di nuovo con le nuove formulazioni eccetera. Questo qui è veramente molto molto leggero, nonostante sia un camouflage, quindi un pochino più coprente, e appunto non vedo l'ora di utilizzarlo. 2 in 1 fondotinta più correttore, questo l'ho pagato 4,89 euro. Poi passiamo a tutti i pennelli della collezione nuova che ho preso. Ho preso tutti i pennelli della Girl Squad, della linea Girl Squad. Quindi eccoli qua, aspettate. Tutti i pennelli, vedete che hanno tutti i corpicini delle donnine.
Fantastici, allora sono 1, 2, 3, 4 pennelli per il viso e sono, mi pare, 5 pennelli per gli occhi. I pennelli per il viso, no, per gli occhi, li ho pagati dai 2,49 a 2,89 euro, invece quelli per il viso costano dai 4,19 ai 4,89, quindi ho tutti i prezzi qui, quindi più che altro, sì, non ci sono, c'è scritto pennello, però non ci sono scritte le numerazioni, quindi... Allora, i pennelli, partiamo dai pennelli per gli occhi. Allora, sono 5 pennelli occhi, il primo pennello che vi mostro è questo qui, si chiama Slim Selena, questo è per le sopracciglia, per le sopracciglia e per l'eyeliner, perché è un pennellino angolato. Ora, volevo aprirli, sinceramente, per farveli vedere meglio, vediamo se... riusciamo senza fare danni. Eccolo qua, primo pennellino, appunto, è questo angolato, come potete vedere. Eccolo qua, questo è il davanti e questo è il dietro, veramente veramente molto molto carini. Poi mettiamo dentro, perché sennò ho paura che si rovinino, io queste cose qui poi non le sopporto che si rovinano. Poi ho preso questo qui di pennello, che è per, si chiama Angled Angie, e questo è un pennello angolato Smoky Eye Brush. In realtà ha una forma molto molto particolare, perché io penso che si debba andare a fare appunto questa zona qui, appunto della fine dell'occhio, perché come potete vedere il pennellino è fatto a questo modo. Ecco qua, triangolino, e questo pennello appunto è tutto giallo, davanti è così e dietro così. Poi, altro pennello per gli occhi, ho preso questo che si chiama Lippi Lilli, e questo qua è il pennello per contouring labbra. Allora, vediamo un po', ecco qua, questo è un pochino più cicciottello, ha le setole sintetiche, assolutamente sintetiche, è sempre un pochino angolato, però è proprio cicciottello il pennellino, come potete vedere, quindi penso che si debba andare a mettere appunto o sfumare la matita o il prodotto o il rossetto eccetera. Questo qui, il vestitino della bimba, è così a righe, e questo è il dietro. Poi, altro pennello per gli occhi che ho preso è il pennello, allora questo si chiama Easy Elsa, e questo qui è il classico pennello per ombretto, quello piatto, anche questo sintetico. Il pennellino piatto è questo, la bambina è fatta così, e questo è il dietro del vestitino. Come ultimo pennello per gli occhi ho preso il pennello appunto da sfumatura per ombretto, e questo qua si chiama Blending Betty, ed è il classico pennello appunto cicciottello per sfumare. Questo qui è veramente morbidissimo, la bambina è vestita appunto tutta di jeans, e questo è il retro. Anche i pennelli effettivamente sono tutti molto validi, ho sempre utilizzato i pennelli di Essence per truccarmi e mi ci sono sempre trovata benissimo, poi con la cosa che questa appunto era un'edizione limitata erano ancora più fantastici. Passiamo ai quattro pennelli per gli occhi, scusatemi, per il viso che ho preso. Il primo pennello che vi mostro è questo qui, che si chiama Flawless Fonda, e questo qui è un pennello appunto rotondo per il viso, che va benissimo secondo me per il fondotinta.
va proprio, è molto di precisione, come potete vedere, di quelli un pochino angolati, di quelli con le setole molto molto fitte, dense, e li adoro io per andare magari a stendere anche il correttore, eccetera. La bambina è vestita in giallo e in nero, questo è il davanti e questo è il dietro della bimba. Poi ho preso, quindi questo per i prodotti cremosi. Poi ho preso questo che è il pennello per il correttore, concealer brush, e si chiama Undercover Curly. Il pennello è questo, anche questo è molto piccolino, molto morbido, come potete vedere. È molto, cioè molto corto come pennello. La bimba qui anche è molto carina, è vestita di jeans bianco e nero. E il dietro è così, quindi al jeansino. È bellissimo, sono fantastici questi pennelli e quindi di conseguenza ho voluto prenderli tutti. Poi, altro pennello che ho preso, questo qui è il pennello per il viso, si chiama allora, questo è Face Protector Brush, Perfector Brush, e questo qui è Soft Sophie. E questo è il pennello. Questo qui lo utilizzerei per l'illuminante o comunque per un po' fare, per fare un pochino di contouring, direi. In realtà, allora, questo sì. Allora, questo è il pennello per il blush, che essendo però così piccolino, io andrei a metterlo anche per l'illuminante. La bambina è così. La bimba fatta così. E questo è il retro della bimba. Li adoro, sono veramente veramente carinissimi, è vestita in bianco e in nero. Il pennello in realtà per il contouring è quest'ultimo che vi sto facendo, che vi sto per far vedere, si chiama Contouring Carla e questo appunto va bene per l'illuminante e per il contouring. È un pennello angolato, un po' particolare, quindi non è come tutti i pennelli da con, cioè i pennelli angolati. Questo qua lo vedete che è un pochino smussato, molto morbido anche questo. Appunto, questo va a definire appunto la parte per il contouring e per andare a stendere l'illuminante. Questa, il vestitino di questa bimba, anche questo è di jeans, ha il jeans sotto e una magliettina a fiori sopra. E questo è il retro del pennello. Sono veramente, veramente molto carini tutti. Non vedevo l'ora, io l'avevo vista su internet, non vedevo l'ora appunto che uscisse in negozio appunto per poterli prendere e quindi niente, questo è tutto ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se anche voi siete riusciti ad acquistare i pennelli di Essence o comunque consigliatemi, ecco, fate una cosa, consigliatemi qui sotto qualche prodotto che per voi di Essence è fantastico perché ultimamente riesco poco a girare nei negozi appunto dove tengono Essence, quindi mi raccomando, scrivetemi qui sotto che cosa utilizzate voi, che secondo voi è il caso di provare o comunque che vi piacerebbe che io provassi, con cui vi siete trovate particolarmente bene. Quindi niente ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacione enorme, iscrivetevi al canale, mi raccomando, un bel like al video se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima, ciao!